tutto. Oh, c'è già tutto. Sì. Abbiamo fisica, per esempio. Queste sono disponibili nel mondo, quindi chiunque può... Cioè, dall'Inghilterra, dalla Russia... Assolutamente, peraltro abbiamo molti accessi anche dall'estero. Le video lezioni dei professori del Maiorana poi risultano anche essere le più viste. Ma è stato complicato, diciamo, adeguarsi, tra virgolette, a questa nuova scuola? Ma per quanto mi riguarda, questo è il terzo anno, solo i primi 2 o 3 mesi, perché insomma ero un po' a digiuno di tante cose, però poi... E lì per lì com'è stato quando avete deciso di cambiare tutto? Divertente, bello, ci siamo messi in gioco. Lei è l'autore del book, sì, in proprio sì, in geometria. Avete visto dei cambiamenti comunque negli alunni, in meglio? Sì, certo, anche nella votazione del Romeo. Ah sì, sono più, a più alti. Sono molti più censo adesso rispetto a qualche anno fa. È uno stimolo anche per voi, avete imparato cose nuove, no? Sicuramente io sono venuta per esempio a Malinco, cioè, ho lasciato l'altra scuola 3 anni fa. Ora, a distanza di 3 anni, posso dire che non potrei insegnare a nessuna domanda. La passione dei professori che insegnano al Maiorana è stata contagiosa, tanto che le iscrizioni negli ultimi 5 anni sono praticamente raddoppiate. Gli studenti infatti sono passati da 650 a 1300. Elena Stramettinori adesso ci porta al liceo scientifico statale Lussana di Bergamo. La persona che l'accompagna è una professoressa molto speciale e molto conosciuta nel mondo della scuola. Si chiama Dianora Barbi. Io ho 60 anni e insegno latino, quindi lei è per antonomasia la professoressa, dopo quella anziana che deve andare in pensione presto, che insegna una materia che apparentemente non c'entra nulla. Quindi, ecco, quando arriva a dire, infatti lo dico sempre, se ci sono riuscita io ci può riuscire chiunque. Dianora Bardi è la pioniera della scuola digitale in Italia, è una delle fondatrici del centro studi Impara Digitale e insieme ad un team di professionisti ha studiato un metodo di insegnamento nuovo che ha preso il suo nome. Nella nuova didattica, soprattutto con le tecnologie, ma la didattica per competenze ha come focus il protagonismo del ragazzo. A me non interessa il prodotto finito, a me interessa vedere come loro procedono nel loro percorso di apprendimento. È anche una forma di autodeterminazione, no? Autodeterminazione, di autonomia. Esatto. Loro decidono come, con chi, in che maniera lavorare. Sono liberissimi, ripeto, anche di studiare individualmente. L'acquisizione delle competenze è oggi necessaria negli studenti, perché è cambiata il modo, la tipologia dell'azienda che usa la tecnologia, che richiede nuovi giovani, che sono preparati in un modo diverso, che siano autonomi, che sappiano risolvere problemi, che sappiano collaborare, che sappiano condividere, sappiano lavorare in team. E poi non si può negare ormai l'uso della tecnologia come strumento di lavoro per i ragazzi di oggi. Vede, questa è la classe scomposta, chiamata così, semplicemente perché io voglio lasciare liberi. Liberi non vuol dire però che non abbiano regole. Lavorano in questo modo, poi che siano seduti sui banchi, a me questo poco interessa, non è questo. Ma la classe scomposta chi l'ha inventata? Io. Sono centinaia le scuole italiane che seguono il metodo Barbi e la professoressa gira l'Italia per insegnare il metodo ad altri docenti. Finora ne ha formati 5.000. Per questa sua storia di grande competenza sull'uso del digitale nell'apprendimento, Renzi l'ha voluta come consulente della Presidenza del Consiglio per la buona scuola. Dianora Barbi segue con interesse quello che sta facendo Renzi. Lei pensa che molto si può già fare senza grandi investimenti. Se arrivano dei finanziamenti, ben, voglio dire, però i soldi si può fare scuola così, indipendentemente, secondo me, da grandi finanziamenti. Come vede, guardi qui, io dico ai miei studenti: portate la tecnologia che volete, se non hanno il tablet, hanno un netbook, perché tutta l'attrezzatura è loro personale, sì, non è della scuola. Sì, è loro personale, bisogna cominciare con gradualità. Ecco, l'idea di io faccio la cambiatura di tutta la scuola, entro domani, ecco, no, si incomincia. Noi abbiamo iniziato con una classe con i tablet, poi siamo andati a 5 classi, poi 8 classi, cioè gradatamente abbiamo aumentato. Noi non abbiamo mai ricevuto dei fondi da nessuno, non siamo scuola 2.0, non siamo classe 2.0, però credo che abbiamo ottimizzato le nostre risorse e questo si può fare a prescindere. È molto interessante il punto di vista di Dianora Bardi, che è vicina, diciamo, al progetto
di Renzi della Buona Scuola, perché sottolinea un nuovo protagonismo dei docenti per cominciare subito a metterci qualcosa per cambiarla subito la scuola. Ma se possiamo chiedere ai ragazzi della signora Bardi di portarsi da casa il tablet che hanno, quando ti casca il controsoffitto, quando viene giù il cornicione, quando l'infissi non funziona, beh, lì ci vogliono i soldi. Il sottosegretario all'istruzione Reggio ha calcolato che per mettere in sicurezza tutte le scuole italiane ci vorrebbero 12 miliardi di euro. Il governo Renzi ha lanciato un piano per l'edilizia scolastica e ci ha messo 1 miliardo di euro. Andiamolo a vedere un po' più da vicino, questo piano per l'edilizia scolastica. Il governo Renzi ha deciso di dividere gli interventi nelle scuole in 3 categorie. La prima l'ha chiamata scuole belle. Qui si finanziano interventi di piccola manutenzione. La seconda è scuole sicure. Qui si parla già di lavori più pesanti, messa in sicurezza, rimozione dell'amianto, barriere architettoniche. E infine le scuole nuove, quelle da costruire ex novo. E si parla di 404 progetti che sono stati già approvati e i cui cantieri potrebbero immediatamente partire. Su scuole nuove dei 244 milioni previsti, una metà sarà data quest'anno e una metà l'anno prossimo. Su scuole sicure dei 400 milioni di euro previsti, ne sono stati spesi finora 44 milioni per 302 progetti, il progetto Scuole Belle è quello che ha ricevuto più soldi, 150 milioni di euro. Sono partiti 7.000 piccoli cantieri per piccoli lavori ed altri 10.000 sono previsti l'anno prossimo. Questa zona qua era già stata annunciata circa 8 anni fa, non ha avuto bisogno di essere ritinteggiata. Il criterio scelto dal Ministero dell'Istruzione per distribuire i soldi alle scuole è stato la dimensione dell'istituto. Più era grande la scuola e più soldi arrivavano. Questo era l'unico criterio. Quindi la dimensione dell'istituto. La dimensione, esatto. Quindi la scuola poteva essere stata rinnovata, restaurata da poco, oppure essere stata mai rinnovata e restaurata 50 anni fa, ma diciamo la distribuzione era la medesima. Il contributo è stato dato, diciamo, a pioggia a tutte le scuole in ragione del numero di classi. Così alle 4 scuole del preside Mari di Bologna sono arrivati dal Ministero 54.000 euro. Un po' li ha spesi per riverniciare 3 delle 4 scuole, anche se a fare i lavori non sono state imprese edilizie. E si vede. Non erano ditte edili, era la ditta con la quale noi abbiamo sostanzialmente il rapporto per le spese di pulizia. Per un accordo sindacale siglato dal Ministero, infatti, i lavori delle scuole belle possono essere fatti solo dalle ditte di pulizia. Perché questo accordo? Lo Stato aveva ridotto di circa il 25% il monte di risorse destinate alle pulizie delle scuole. Scusi, è una sorta di risarcimento? Certo. Cioè, la priorità non è l'edilizia scolastica? No. Ma i soldi delle scuole belle sono arrivati anche per la 4ª scuola diretta dal Preside Mari. Questa è una scuola che ci è stata consegnata nel 2009, 6 anni fa, è stata restaurata in maniera stupenda dal Comune di Bologna e non ha praticamente bisogno di nulla. In effetti vedo questo, addirittura il macchinario per i disabili, questo veramente è una rarità, penso di non averlo mai visto dentro una scuola. Questa scuola ha avuto 14.000 euro. Come le altre. Come le altre, certo. Però noi abbiamo deciso di non fare nulla in questa scuola. Non è stato fatto un monitoraggio da parte, per esempio, del nostro ufficio scolastico regionale a monte dell'iniziativa. Quindi l'iniziativa è stata un'iniziativa concertata dall'alto e una distribuzione a pioggia alle scuole.